Pensate la storia dei grattacieli di Milano. Ecco, io, presidente operaio, da operaio, le dico, a me, come a Celentano, quei grattacieli là fanno un po' schifo. Ma la cosa più importante è che voi li avete costruiti non con i soldi degli imprenditori, ma con i soldi delle banche. Con i soldi delle banche. E allora costringete me a fare il tifo perché quello schifo di appartamenti venga venduto, perché se non riuscite a venderli quei cacchi di appartamenti là, finisce che noi andiamo a finire in Grecia senza aver fatto niente per finirci nella situazione greca. E quindi io devo dire, per favore, cercate di venderli gli appartamenti, perché i soldi delle banche in fondo sono un po' anche i miei. E poi c'è un'altra questione ancora più importante, che lo stesso discorso lo devo fare per la RAI. Voi mi portate via Santoro, ma io la RAI la devo difendere lo stesso, per quello che resta, la devo difendere lo stesso. Eppure, cavolo, c'è stato uno in questi giorni, uno di questi consiglieri di amministrazione, che ha presentato un ordine del giorno molto semplice e ha detto, siccome Santoro vuole fare la prossima stagione televisiva al costo di un euro puntata, perché non gliela facciamo fare? Perché non accettiamo il suo invito? Perché non votiamo? Allora guardi, Presidente, io da operaio a operaio le dico, guardi, io voto perché Santoro rimanga in RAI e voglio vedere quanti di voi alzano la mano per dire che noi dobbiamo rimanere in RAI. E adesso che fate di fronte a queste mani? Le tagliate tutte queste mani? Le tagliate tutte queste mani? Questo è importante, Bersani, che mi sei simpatico. Falle contare queste mani qui. Falli contare questi 30.000 che si sono riuniti qua stasera intorno a noi. E allora ti dirò alla fine la mia ricetta. La mia soluzione del problema, e la mia soluzione è molto semplice, che ci dobbiamo riprendere quello che ci avete tolto, ci dobbiamo riprendere l'aria, ci dobbiamo riprendere il mare, ci dobbiamo riprendere la televisione, la cultura, la scuola, ci dobbiamo riprendere quello che avete portato via a noi, il nostro futuro. E quindi, da operaio a operaio, se lei mi chiede, nel futuro di questo paese i lavoratori ci saranno, io che penso che se non partiamo dai lavoratori non c'è soluzione di crescita in questo paese, le rispondo, mi rifaccia la domanda, ci saranno i lavoratori del futuro di questo paese? La mia risposta è sì, sì, sì e sì, quattro volte sì. E adesso ho chiesto a una mia amica, Teresa De Sio, di venire qui a concludere questa serata e a dare un augurio di compleanno. E mentre tutti gli artisti dicono, fanno storie quando gli si chiede una cosa, Teresa ha deciso che invece questo regalo lei alla FIOM lo farà e canterà per voi un adattamento che lei ha fatto. Insieme a voi. Insieme a voi. Importantissimo. E se volete dalla regia spegnere qualche luce, possiamo anche accendere con i telefonini un po' di candeline alla FIOM. Todo cambia, tutto cambia. Teresa De Sio, arrivederci e grazie. Allora, in questi 20 anni abbiamo sperato di poter dire queste parole. Abbiamo sperato, come diceva la nostra amica prima, Edda, abbiamo sperato di poter dire todo cambia, tutto cambia. Però adesso, dopo le cose che sono successe, dopo Milano, dopo Napoli, dopo questa sfilza di sì bellissime che ci ha circondato la testa, ci ha illuminato tutti quanti, adesso insieme tutti quanti possiamo cantare. Datemi la chitarra nei monitor, la mia chitarra nei monitor.
cambia, tutto cambia. Cambia ciò che è superficiale, cambia ciò che è più profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo, il pastore cambia il gregge, tutto cambia mano a mano, che anche io cambi. Strada.